Arianna Censi, candidata alla segreteria per il PD metropolitano milanese. Prima di tutto, Arianna, presentati in un minuto. Allora, io sono Arianna Censi, l'abbiamo già detto, ho fatto il sindaco nel paese dove sono stata per molti anni, che è Locate di Triulzi. Sono stata poi consigliera provinciale, faccio di mestiere la bibliotecaria d'origine e mi occupo adesso di una fondazione che ha come interesse principale il miglioramento della condizione della vita delle donne, e ho recentemente iniziato un progetto editoriale sul cibo, l'alimentazione e la filiera agroalimentare. Come nasce questa tua candidatura? Ma risponde a un'esigenza, intanto personale. Credo che la domanda che alcuni mi hanno fatto di candidarmi rispondesse e risponda tuttora a un bisogno di incidere direttamente sulla qualità e sulla forza di questo partito. È chiaro che la mia formazione amministrativa incide tanto sull'idea che io ho del partito e su cosa un partito in un'area così importante del nostro paese, in un momento così difficile dell'economia, della vita delle persone, del dolore e della difficoltà individuale può fare. Io credo che l'impegno di tutti è dare al partito la capacità di dare delle risposte, incidere sui processi decisionali e collaborare in maniera virtuosa e sapiente con le amministrazioni pubbliche. Quali sono le sfide che ha di fronte il Partito Democratico nel prossimo periodo dal tuo punto di vista? Beh, nello scenario che ho detto, cioè di una enorme difficoltà economica e sociale, di un bisogno fortissimo che questa parte del Paese non ha mai conosciuto neanche nei periodi più difficili, di fornire risposte nuove a bisogni nuovi. Quindi è un partito dialogante, un partito che costruisce la sua posizione nel confronto con gli iscritti, con gli elettori, con quelli che ci guardano con attenzione, forse anche con un po' di bisogno della nostra espressione chiara, e con tutte le parti sapienti di questa parte del paese. Penso ai mondi del sapere, le università, i luoghi di ricerca, penso al terzo settore, l'associazionismo, i rappresentanti di categorie, rappresentanti delle associazioni produttive, dei commercianti, dell'industria. Ecco, un partito che sa cogliere i bisogni, costruisce le risposte e si fa portavoce della forza di queste risposte. Quale espressione, quale aggettivo vedi tu, vedresti volentieri associato al PD che hai in mente? Autorevole e intelligente, devo dirne due per forza, perché l'autorevolezza ha sempre una componente di intelligenza e l'intelligenza purtroppo non sempre è autorevolezza. Le due cose insieme, secondo me, ne fanno un profilo in grado di ascoltare tutti, rielaborare e infine decidere con autorevolezza. Senti, un'ultima cosa, quale immagine di partito ti piacerebbe trasferire agli iscritti e ai cittadini poi più in generale? Ma intanto aperto, una parola che usiamo troppo a sproposito. Aperto vuol dire non aver paura del confronto, ascoltare gli altri, ascoltare anche chi la pensa in maniera differente da noi o è molto critico. Chi esprime criticità esprime interesse. Io vorrei che si vivesse il Partito Democratico come un luogo in cui si assumono decisioni nella più assoluta libertà rispetto a qualsiasi forma di condizionamento, cercando di rispondere a una domanda che è il bene comune delle persone, degli uomini e delle donne che abitano questa parte del paese. E infine, cosa più importante, che questa capacità si traduca in una forza nazionale. Voglio un PD milanese in grado di condizionare virtuosamente, come dico sempre, le scelte del PD nazionale.